Ok, ciao a tutti, benvenuti all'interno di questo video. Oggi sono con Peppe Quartulli. Peppe è un nostro studente che è entrato all'interno del nostro mondo circa 2 mesi e mezzo fa, barra 3 mesi, no, forse sì, ci siamo più o meno. E mi ricordo una delle domande che Peppe mi fece prima di entrare ed era: ma mica non è che anche tu hai teoria o che poi non riesco ad applicare le cose per riuscire ad ottenere risultati? Io ho detto: guarda, la teoria è importante, ma se c'è una cosa che mi ha portato ad avere risultati, quelli che io ho, che divulgo e che insegno oggi, che mi permettono oggi di insegnare il mio metodo, è proprio la pratica e come unire tutti i vari puntini che generalmente vengono lasciati lì per caso. E Peppe fortunatamente mi ha ascoltato, ha iniziato il percorso e in 2 mesi e mezzo ha fatto veramente dei grandi risultati. Oltre dal punto di vista economico, che come mi hai detto prima, hai chiuso 11 contratti da 1450 euro. Dopo magari diremo di che cosa, cioè qual è il tuo mestiere, ma al di là dei soldi, che per carità sono sempre importanti. Quello che Peppe è riuscito a fare è creare qualcosa anche con sua moglie, avere più tempo libero e cambiare atteggiamento mentale. Quindi, Peppe, racconta un po' di te, che cosa facevi, che cosa ti ha portato qui e come sei riuscito a trarre beneficio da questo mondo dell'info marketing. Allora, innanzitutto ti ringrazio perché questa intervista, perché fino ad oggi ho sempre visto gli altri fare questa tipologia di intervista con te e sono stati fonte di ispirazione per me, no? Tanto che uno dei motivi per il quale mi ha spinto, uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo investimento del tuo corso è stato appunto il vedere le altre persone che facevano quello che in realtà volevo fare anche io, no? E quindi ti ringrazio di questa opportunità e spero di essere anche io nel mio piccolo fonte di ispirazione per gli altri. Allora, diciamo che sto sfruttando l'info marketing X, tutto quello che tutto quello che mi stai insegnando per un mio business in particolare oggi, che è Spositive, che è un'agenzia di intrattenimento e musica per i matrimoni. La cosa bella è che leggendo un po' di commenti, perché io sono quello titubante, no? Perché prima, ti ricordi, prima di comprare il corso ti ho fatto 1 milione di domande, perché comunque ho fatto anche altri corsi e tutti cosa fanno? Tutti vanno con la teoria, cioè dovresti fare questo perché questo è che funziona, però nessuno che nel pratico ti diceva, cioè clicca qui, apri questo, fai questo perché così si fa. Ed è questa la cosa che fondamentalmente è pazzesco del tuo percorso. Perché non lo voglio chiamare veramente corso, perché è proprio una frase scontata, no? Sì. Il mio corso è un percorso, ma è proprio veramente, perché io dico sempre che la vita, come il business, si cresce a tappe, no? Si cresce a livelli. Ecco, ogni settimana tu cresci a livelli, e la settimana 2 è devastante. Cioè, questo cambio di mindset è pazzesco, perché quello che mancava a me era proprio l'azione. Era proprio vedere delle persone che facevano quello che volevo fare io, perché fondamentalmente mi arrabbiavo perché dicevo: ma perché io non ci riesco a fare quello che loro fanno? Porca miseria, ci devo riuscire io. E nella settimana 2, e vedendo tutti gli studenti, vedendo te, Gabbo, Pier, che comunque fate quello che a me piace fare, dico: ok, boom, vado. E quindi così nasce un po' la mia avventura in Info Marketing X, no? E sto sfruttando quello che stai insegnando, quello che mi state insegnando appunto per il mio business, perché come ho detto prima, io nasco animatore, sono un animatore turistico, mi piace far divertire la gente e volevo portare un prodotto che sia differente dalla classica animazione di matrimonio, perché qui nel sud Italia i matrimoni è un business molto 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 potente, no? E quindi volevo entrare in questo mondo in maniera diversa dagli altri. Quello che mi mancava è far conoscere la mia differenza. Come dici tu, è portare una persona da un punto A a un punto B. Ecco, io non riuscivo a capire come facevo a farmi conoscere da queste persone, come riuscire a creare questo ponte che tu tanto spieghi nei tuoi video gratuiti, perché se una persona ti segue solo con i video gratuiti può creare tranquillamente, anzi invito chi sta guardando a guardare il webinar, perché io prima di comprare il corso ho messo in atto quello che era il webinar, quello che hai detto nel webinar, no? E quindi è una cosa pazzesca. Quindi quello che volevo fare era proprio questo, creare
questa situazione qua. E grazie a tutti i consigli che mi hai dato, sono riuscito a farlo. Sono riuscito a farmi conoscere a più persone che hanno il problema al quale vado a risolvere, che non è, che è quello di non avere il classico matrimonio come hanno tutti, ma un matrimonio dove le emozioni la fanno da padrone. Okay? Quindi questo già è il primo ringraziamento che ti do. Grazie. No, beh, questo ne approfitto perché qui si apre un argomento molto interessante, no? Perché una delle obiezioni che molto spesso vengono fatte, anche quando magari ogni tanto faccio domande e risposte, è: vabbè, ma quindi questo infomarketing serve solamente se devo creare un videocorso, se devo vendere un libro, se devo vendere un seminario. Io ogni volta ripeto: no, ascolta, anche se tu hai un negozio di ottica o tipo Tunga, ad esempio, o tu, cioè. Chiunque abbia già un'attività è paradossalmente già avvantaggiato perché? Perché può utilizzare queste strategie per pompare questa attività. Poi ovvio che se uno non ha niente, invece è un ottimo cavallo di battaglia per poter creare qualcosa da zero. Ma ecco, tu in questo caso avevi un'attività che comunque è un'attività tradizionalissima, forse più che tradizionalissima, soprattutto al sud, no? E ecco. Cioè, come hai usato, come hai convogliato le informazioni di infomarketing per fare in modo che tu potessi ovviamente crescere anche in questo settore grazie a queste strategie per chiudere anche, insomma, questi contratti o comunque prendere clienti slegando anche un po' quello che è il tuo tempo? Perché sappiamo che le attività tradizionali tendenzialmente sono legate molto al tempo dell'imprenditore, no? Quindi io sì, ok, capisco come prendere più clienti, vuol dire che devo andare più in giro, devo parlare con più persone, devo fare questo, 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 questo. Quindi sì, è vero, ho più clienti, ma dall'altra parte ho molti più problemi, molto meno tempo, molte più incazzature e quindi tante volte non ne vale la pena, si ritorna indietro e si dice cazzo, forse era meglio o meno, ma che mi davano un po' più tempo. Mentre invece tu sei riuscito a convogliare queste informazioni per avere più clienti, ma paradossalmente avere anche molto più tempo libero e farti anche magari pagare di più o comunque far arrivare il cliente da te con il sorriso pronto a comprare, non il classico, ah, vabbè, ci penso, sai, ti faccio sapere, poi vanno dal concorrente a farsi fare 100 euro meno e tu non li senti più, perché questo è quello che la maggior parte delle persone fa quando non comprende l'infomarketing e svolge un'attività tradizionale. Ecco, com'è stato per te questo passaggio? Comunque la mia attività erano parecchi anni che l'avevo già fondata, quindi comunque c'era cioè, c'erano dei fatturati abbastanza importanti, no? La cosa che a livello personale dovevo risolvere era appunto slegare il mio tempo da questa attività, non lavorare nel business, ma lavorare sul business. E quindi quello che ho sfruttato dell'infomarketing è proprio l'automatizzare l'acquisizione del contatto e chiudere la vendita, perché fondamentalmente di vendita parliamo, qualsiasi cosa noi facciamo, tu mi insegni che vendiamo, no? E quindi è proprio automatizzare la vendita e mi ha veramente slegato, perché noi animatori abbiamo un problema, no? Che dobbiamo stare sempre con il sorriso stampato in faccia, perché la nostra è un po' una vendita emozionale, no? E quindi però io, cioè, da imprenditore ci sono un sacco di problemi, chiamiamoli problemi, le tasse, i contributi, problemi magari, oh, succede a casa, o ti alzi con la febbre, magari problemi di salute, magari la sera prima hai giocato tanto all'Xbox, no? Visto che tanto sono famoso nel gruppo per essere un gamer, e poi la mattina dopo non hai voglia di incontrare qualcuno, di parlare, no? E quindi cosa succede? Che da quello che ho imparato nel percorso di infomarketing, mi hai praticamente svegliato con la lampadina di dire: ma se io creo una mia trattativa online e poi tramite un sistema che anche grazie a Gabbo, no, la vado a far conoscere alle persone, io praticamente sarò allegro in eterno. Tanto che cioè la cosa incredibile, no, che io ne parlo sempre con mia moglie, amo, cioè alle 4:30 di mattina, ragazzi, alle 4:30 di mattina una persona ha fatto l'accesso al webinar o ai video, no? E ho fatto una vendita. Alle 4:30 di mattina è impensabile che un imprenditore vada a fare una trattativa, no? E quindi questa è una cosa assolutamente pazzesca di quello che infomarketing può dare. Le cose da dire, veramente vorrei dire tantissime cose, perché da quando ho iniziato questo percorso non mi scordo mai quanto è stata dura rincimolare 999 euro, perché era l'inizio, no?
E non ti nascondo perché avevo delle spese, ho dei ragazzi da pagare. Non era facile, Mick, non era facile. Oltremodo per me eri uno sconosciuto, non ci siamo mai visti di persona. E quindi poi avevo fatto anche altri corsi e quello step è stata veramente dura, dura, non dormivo la notte, ti facevo domande, ti tartassavo su Instagram. Però oggi posso dire che è stato l'investimento migliore, ma non a livello economico, proprio a livello mentale, perché io a volte pecco di umiltà, perché proprio l'aver fatto tanti corsi mi dà quella, tra virgolette, preparazione che mi blocca, perché le troppe informazioni, l'hai detto in un video su Sì. YouTube, che dai a gratis, le troppe informazioni ti bloccano. Ecco, io ero in quello step. Conoscere te mi ha dato... Da un punto di vista di umiltà, dire ok, c'è qualcuno che fa azione, quindi taci e vediamo cosa ha da dire. E dal punto di vista di vita, mi ha dato quella forza di dire cazzo, l'ha fatto pure lui, lo posso fare pure io, boom, bomba, si parte. E questa, infatti, te lo giuro, attualmente per me. Al di là di tutti i contenuti che ci sono nelle 8 settimane, la settimana 2 era più devastante. La più devastante. Cioè, infatti, ho fatto anche un post sul gruppo privato, no? Ricomincio da me. Perché è proprio quello che tu fai. Cioè, non è che imponi come fanno la maggior parte, imponi la tua idea perché dici io sono Mico Sentino, ho guadagnato 3, 5, 10, 1 miliardo di euro e quello che dico io funziona. No. Tu fai lavorare, cioè tu ci dai altre domande a cui noi dobbiamo rispondere. Questa è la cosa pazzesca tua. Perché non imponi la tua, ma fai ragionare le persone e ci fai guidare dalla nostra passione. E poi è normale che ci dai gli strumenti per realizzare quello che stiamo facendo, che è un po' quello che sto facendo con mia moglie Deborah. Mia moglie Deborah, schiava del lavoro dipendente, con una passione che è quella del make-up. Cazzo, stiamo creando un corso di make-up. Fantastico. Sto andando oltre la mia passione, che è quella di dico, cazzo, Mick mi ha insegnato a fare questo, che mi ha dato un libertà di pensiero, di libertà di vita. Perché, cioè, ragazzi, sono le 2:30, stiamo tranquillamente parlando, non ho impegni, voglio darle agli altri. Sto creando anche il mio corso Wedding Business Pro, perché anche insegna anche a dare un nome a quello che è il nostro programma, per aiutare anche gli altri imprenditori, gli altri musicisti a fare quello che faccio io. E questa è una cosa bellissima e soprattutto etica. Ecco perché io mi incazzo quando leggo dei commenti di gente sotto le tue sponsorizzate che non ti conoscono, però sparano a zero. Però io so che tu a volte mi dicesti, perché io ti dissi, magari non te lo ricordi perché ancora non ci conoscevamo, dissi Mick, ma come mai? Come fai a rispondere a queste persone, no? Come fai a non incazzarti nel leggere queste cose? Come fai a motivarti ancora di più? Tu mi hai detto, Peppe, guarda, le persone non criticano Mico Sentino, criticano l'idea che si sono fatti del lavoro che io faccio. Quindi quello è. E allora io mi incazzo perché dico, porca miseria, stai giudicando una persona che eticamente ti dà qualcosa che ti può aiutare veramente. E questa è la caratteristica forte di Info Marketings. Poi gli strumenti, le cose, quelle sono un valore aggiunto, perché passo passo tu dici usa questo programma, clicca qui, scrivi in questo modo anziché scrivere in questo modo, poi il supporto del gruppo, cioè quello è il valore aggiunto, ma per me, per la mia esperienza e per quella di mia moglie, quello che tu ci hai dato, voi tre ci avete dato, è proprio la speranza che si può vivere come realmente puoi vivere. E questa, secondo me, è la cosa che vale più del prezzo di quello che non so neanche quanto costa adesso, È il praticamente. doppio, Immagino. è il doppio. Immagino. Ma di più, Sì, veramente di più. sì. Quindi, Grazie, grazie, grazie mille, thank you very much, mi fa bro. veramente piacere. E ascolta, mi è fatto venire in mente una domanda che potrebbe aprire un argomentino interessante. È proprio il fatto familiare, no? Moglie,
oppure marito, ecco, sono tante le persone che sono all'interno di Info Marketing X e hanno magari una moglie oppure hanno un marito e alcune di queste magari comprano il corso di nascosto dal marito perché non lo vogliono far sapere, poi però è il marito che nel momento in cui lo scopre, al posto che incazzarsi, diventa ancora più fomentato dalla moglie e viceversa. Ecco, e io non so la dinamica, insomma, familiare, ovviamente sono cose personali, sono cose private, però è bello che e poi da un'idea o da un corso si riesca magari a creare qualcosa che unisce ancora di più anche magari marito e moglie, no? Ecco, come hai vissuto anche con tua moglie il fatto di poter avere oggi la conoscenza, la competenza e il supporto anche nostro per poter creare qualcosa insieme e che sicuramente toglierà delle soddisfazioni anche a lei e di conseguenza anche a te. Allora, faccio una premessa. Chi non è in questo mondo, chi non si affaccia nel mondo della informazione online, del marketing, fondamentalmente spara a zero. Quindi non crede a tutte queste cose che si fanno online, perché? Perché fondamentalmente è un po' la novità, no? Quindi c'è un po' una cosa che non si conosce. Quindi mia moglie sapeva che io avevo fatto tantissimi corsi e mancava l'azione. Perché me ne tornavo magari da un corso di 3 giorni dove spendevo una barca di soldi, 4 volte quello che ho speso in infomarketing, e tornavo, dicevo, carico i primi 2 giorni, faccio il libro, questo, quello, quell'altro, e poi mancava l'azione. Mancava l'azione, è incredibile. Mia moglie si incazzava perché diceva, ma questi soldi, ma non ci possiamo fare un viaggio, Peppe? Oppure, guarda, dobbiamo pagare le bollette, guarda, dobbiamo fare questo, dobbiamo comprare la televisione, dobbiamo comprare la lavastoviglie, che ancora non l'ho comprata, quindi spero che non venga questo video. No, devo fare Freedom Formula, quindi non posso. E quindi tutto questo, no? Quindi c'era proprio un astio all'inizio. Poi cosa è successo? Beh, al di là che mia moglie, comunque, siamo sempre stati uniti proprio in tutto, lei mi ha sempre assecondato in tutto quello che facevo, in del mio. Cosa è successo? Che ho iniziato a fare questo percorso. Settimana 1, metto in atto quello che era settimana 1. Settimana 2, metto in atto. Settimana 3, metto in atto. Lei comincia a vedere che quello che stiamo studiando insieme lo metto in atto. Allora ho detto, amo, ma mi fai vedere quello che stai facendo? Perché questa volta ti vedo diverso. Ti vedo più focalizzato. E questa è la differenza. Perché prima ero allegro, sparavo a mille, oh, motivato, super carico. No. Non lo ero, io ho cominciato Info Marketing e non ero motivato, ero titubante. Cioè, fino a che non ho cominciato a vedere i primi risultati, io non ci credevo. E questo è il cambiamento che mi ha dato e che lei ha visto, e ha cominciato a dire, ma fammi vedere un po' un attimo quello che stai facendo. Allora cosa è successo? Che cominciavo a vederla, che sul MacBook lei vedeva e sentivo la voce tua, no? Si è spento il computer. Ha cominciato a fare anche lei il suo percorso, quindi fondamentalmente è stato un investimento familiare. Sì. Non mi ha dato i soldi indietro, perché poi glieli chiedo. Ah, C'erano le provvigioni poi. E ha cominciato a strutturare il suo corso. E ho detto, porca miseria, vuol dire che questo funziona. E questa cosa ci ha rafforzato, perché non parliamo di Mico Sentino, perché sono abbastanza geloso come uomo. Sto scherzando. Non parliamo di Mick, ma parliamo di quello che dice Mick. E questo anche ci ha aiutato a unirci nelle ore in cui stiamo insieme, perché non parliamo dei problemi che comunque in una famiglia ci sono, perché magari economici, cose comunque alti e bassi, ce ne saranno sempre, magari la bolletta del gas ultimamente che magari è arrivata alta, ma parliamo, ci focalizziamo sulle cose belle, le cose da fare, all'azione, perché per me, Mico Sentino, se dovessi descriverti con una parola, è azione, c'è azione. Cioè, il fatto che tu, la frase che gli hai detto è, ok, fai azione, cazzo, punto. Cioè, lì ho detto, boom, è stato uno schiaffo morale. Quindi, anche a livello di coppia, e ho visto alcuni che commentavano, no, ma questo corso lo posso fare con mia moglie? Sì, ragazzi, fatelo con vostra moglie, perché non c'è cosa più bella che di iniziare un percorso insieme, raggiungere dei risultati insieme. E questo è pazzesco. Bello, bello, è veramente un bel messaggio, no? E che sicuramente sarà, guarda, posso garantirti che se per te sono state di ispirazione i ragazzi e le precedenti interviste, anche questa intervista sarà di ispirazione a qualcuno che ha Speriamo. una vita simile alla tua, ha un rapporto magari simile al tuo, ok. Quindi sono veramente, veramente contento. Io ti voglio fare i complimenti, prima cosa. Grazie.
Ma la seconda cosa che ti voglio dire è: continua a fare azioni, cazzo, che c'è il 100K da andarsi a prendere prima possibile. Quindi, noi ovviamente ci vediamo all'interno del gruppo dove continueremo a lavorare e a studiare sodo. E io rinnovo ancora i complimenti, ti ringrazio. E insomma, per tutti quelli che ovviamente vedranno questo video, potete decidere voi che cosa fare, se iscrivervi al webinar, che è il punto da cui anche Peppe è partito, o se volete scrivere a Peppe perché non sapete se è reale o okay, che l'importante è che me lo fate lavorare, perché sennò poi perde tempo a rispondervi e poi non lavora più, non fa più un cazzo, quindi è meglio che lavora. Quindi insomma, dai, a parte le Sì, battute, anche perché stiamo strutturando esatto il corso perché ti ho promesso che quest'anno entro nei 100K esatto esatto dai, noi ti aspettiamo. Io ti ringrazio Peppe e Grazie, ciao a grazie a tutti te, grazie ragazzi a voi. per essere stati qui. Ciao ciao! Sì, bomba.